L'Ovidiano Sulmona continua la marcia in vetta alla classifica. I biancorossi, nonostante decisioni arbitrali sfavorevoli, sono riusciti ad ottenere la vittoria contro il Pizzoli. Carosone e Diaz sono i terminali offensivi del 3-5-2 del tecnico Aldo Di Corcia. Dall'altra parte Santiago Salvato alle spalle del duo d'Agostino Mascioni nel 3-4-1-2 proposto da Gigi Durastante. Entrambe le squadre presentano defezioni in campo per via di alcune assenze, di più degli ospiti che in panchina hanno solo quattro elementi. Ovidiano Sulmona subito a segno con Carosone, servito da Tato dopo la battuta di un calcio d'angolo. Il gol premia l'ottimo inizio della capolista che alla prima occasione non sbaglia. Il Pizzoli risponde con una punizione di Salvato. Al nono, cross dalla sinistra di Safon ed in aria colpisce di testa Chico Diaz, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ci sono però forti dubbi sulla decisione arbitrale. 18esimo minuto, lancio in profondità di Tato per Del Gizzi che avanza e serve Diaz, ma nemmeno questa volta c'è il 2-0 perché il secondo assistente, Davide Donatelli di Pescara, sbandiera il fuorigioco. Anche qui ci sono forti dubbi, in quanto Di Cesare sembra tenere in gioco Del Gizzi. Ormai è diventata una consuetudine perché anche nel precedente match con il Celano sono stati annullati due gol a Diaz. Questi episodi rendono vita difficile all'Ovidiano Sulmona perché il Pizzoli ne approfitta per pareggiare i conti con un gran gol di Santiago Salvato che insacca all'incrocio. Un pari inaspettato se si considera che il Sulmona avrebbe potuto benissimo incrementare il punteggio. La gara si rende vivace al 25esimo Diaz con Muscato in corner per il Pizzoli d'Agostino manda fuori e poi ci prova con un diagonale Carosone ma Muscato manda in angolo. Al 39esimo Giallo Nardo per il colpo di testa di Diaz che termina in out. Sul finire della prima frazione gli aquilani creano un'occasione con D'Agostino che dentro l'area non riesce a superare Fanti e poi Santiago Salvato cerca l'Eurogol provando a sorprendere Fanti con una punizione dalla lunga distanza ma l'estremo difensore sulmonese si salva in angolo. Allo scadere Pelino reclama il rigore dopo essere terminato a terra per un intervento di Albani. Ma l'arbitro Francesco Novidio di Lanciano lascia correre. Un colpo di testa di Diaz sugli sviluppi di un corner e l'ultimo sussulto del primo tempo. Nella ripresa l'Ovidiano Sulmona si propone con diversi tentativi alla ricerca del nuovo vantaggio. Al nono Safon manda fuori e a seguire Diaz di poco alto e ancora Diaz con una rovesciata. 17esimo minuto ci prova Pelino ma para Muscato. Il raddoppio arriva al 22esimo, Safon mette in mezzo, prova lo stacco di testa Diaz con la palla che prima colpisce il palo e poi viene spedita in rete da Carosone che firma la doppietta salendo in doppia cifra in quanto si tratta del 10° gol in campionato per Carosone. I locali insistono ancora con Carosone e poi alla mezz'ora si alza qualche protesta per un presunto mani dentro l'area di un giocatore del Pizzoli. La squadra di Aldo Di Corcia chiude definitivamente i conti realizzando il terzo gol con un colpo di testa di Diaz sugli sviluppi di una punizione di Ramos Sanchez. Quinto gol in campionato per Chico Diaz senza contare quelli annullati. I biancorossi ci provano anche con Castello di poco alto e Carosone che manda di poco fuori. Vince meritatamente l'Ovidiano Sulmona che resta al comando del girone A di promozione, mentre il Pizzoli, nonostante la sconfitta, rimane in quinta posizione.